Dopo qualche settimana di utilizzo di test di prove sul campo, compresi i vlog sia a Roma che durante i GoSol Winter Games, sono arrivato ad una conclusione, ossia il GoPro Hero 8 Black secondo me è la miglior GoPro che c'è in questo momento sul mercato. In questa recensione completa in particolare vi voglio mostrare quali sono secondo me i pregi e i difetti di GoPro Hero 8 per capire se effettivamente questa GoPro può essere un buon regalo di compleanno, di Natale, un buon regalo, uno sfizio da togliersi. Nel momento in cui ho caricato questo video sicuramente non era ancora online la recensione completa di GoPro Max, ma vi assicuro che sarà online molto presto. Se sarà già online sicuramente la troverete qua sopra nell'info box. Oh yes! Continuiamo con la recensione di GoPro Hero 8 Black. Partiamo col parlare della parte estetica di questa GoPro. GoPro Hero 8 è leggermente più grande rispetto a GoPro Hero 7 Black e alle vecchie 6, 5 e Hero 2018. Dal punto di vista dimensionale, infatti, possiamo vedere che GoPro Hero 8 Black è grande esattamente come GoPro Hero 7 Black con il frame montato. GoPro Hero 8 Black non presenta nessun tipo di frame, quindi tutto ciò che ci serve è subito a portata di mano. Hanno introdotto le folding fingers e permette a GoPro di essere montata su diverse superfici e in diverse occasioni. In molti si sono chiesti, ma se si dovessero rompere queste folding wings, come facciamo a risolvere? Beh, GoPro in questo caso ci viene in aiuto mettendo in vendita le folding fingers direttamente sul sito ufficiale, quindi se doveste romperlo a 19 euro potete comprare il pezzo nuovo. Se siete iscritti a GoPro Plus, che vi dà il 50% sulla maggior parte degli accessori presenti sullo store GoPro, vi permette di comprare le folding wings a 9,99 euro. Io personalmente ho utilizzato tanto GoPro Plus, ho preso tanti accessori, compreso questo shorty montato sotto a GoPro che l'ho pagato il 50% in meno rispetto al prezzo che trovate sia su Amazon che sul sito ufficiale GoPro. Devo dirvi che personalmente la cosa che in assoluto mi è piaciuta di più è stata la presenza di questo microfono sotto all'obiettivo, che è andato a migliorare veramente tanto la qualità dell'audio registrato da questa GoPro durante le vloggate. Infatti, per esempio, se avete visto il vlog dai GoSol Winter Games, l'ho registrato praticamente tutto quanto con GoPro Hero 8. Il parlato è tutto 100% GoPro Hero 8, tranne qualche clip che è stata girata con GoPro Max. Continuando il discorso estetico, non mi piace assolutamente il fatto che il pulsantino, va bene, è stato spostato dalla parte destra alla parte sinistra della telecamera e questo non è un problema, ma non ha un vero e proprio feedback tattile. E quindi io, che sono abituato ad ascoltare fisicamente la GoPro quando la sto utilizzando e quindi non vado a cercare il pulsante, ok, il pulsante qui, no, il pulsante di qua, semplicemente portando la mano sulla GoPro cerco il pulsante e non mi sta soddisfacendo tanto. Infatti il pulsantino non ha effettivamente un rilievo degno di nota e quindi quando vado a passare il pollice perché voglio premere il pulsante non riesco a trovarlo. GoPro Hero 7 Black invece il pulsante ce l'aveva chiaramente sulla parte destra, ma quando si andava a toccare il pulsante comunque dava un feedback, era in rilievo, c'erano degli intagli che erano maggiori, erano più profondi e quindi permetteva di capire effettivamente dove stava il pulsante. Altra nota positiva e negativa sta sullo sportello laterale. La cosa assolutamente più positiva di questo sportello laterale è il fatto che, nonostante la GoPro sia montata su un accessorio, possiamo andare ad aprire lo sportello e a rimuovere la batteria senza troppa difficoltà. Nota negativa di questo sportello laterale è questo: si stacca troppo facilmente. Mi è successo parecchie volte, ragazzi, in mezzo alla neve, in mezzo al fango, è una cosa che detesto. Se non state attenti nell'aprire lo sportello, salta via in automatico perché fa leva nella parte alta della GoPro e cade. Il problema è che lo sportello laterale ha delle guarnizioni attorno e le guarnizioni devono essere pulite, perché se noi andiamo a chiudere la GoPro con le guarnizioni sporche, succede che andando sott'acqua, mettendola in acqua, la GoPro perde la sua capacità di essere impermeabile fino a 10 metri dichiarato dalla casa. No buono. In ogni caso, dentro lo sportello quello che troviamo è alloggiamento batteria, alloggiamento scheda SD e ingresso USB Type-C, Type-C. Probabilmente nelle GoPro nuove, quelle che stanno producendo in questo momento, hanno risolto il problema, ma secondo me in questo primo batch, in questa prima serie di GoPro che è uscita sul mercato, c'è un piccolo problema con la batteria che quando si va a rimuovere tende a incastrarsi sulla GoPro e tirando rischiamo di rompere il... Come si chiama? Comunque... questa cosa qui per rimuovere la batteria, la linguetta, ecco, la linguetta per togliere la batteria. Rompiamo la linguetta, poi come la togliamo la batteria?
questo è un bel problema. Quindi vi consiglio, se doveste avere questo tipo di problema, nel caso voi acquistaste GoPro Hero 8 e notaste effettivamente il problema, date un leggero click alla batteria o verso l'alto o verso il basso, comunque muovetela un pochino dentro l'alloggiamento, in questo modo potrete andare a rimuoverla con molta semplicità. Batteria che a detta di GoPro è diversa rispetto alle batterie del passato. In realtà a livello estetico questa batteria è identica alle batterie di GoPro Hero 7, GoPro Hero 6 e GoPro Hero 5 Black. Ciò che differenzia la batteria di GoPro Hero 8 dalle vecchie, oltre al blu della batteria, che non è effettivamente una grande modifica, è il fatto che le nuove batterie sono in grado di gestire una... Come ve lo spiego? Sono in grado di erogare la potenza in modo più immediato rispetto alle batterie vecchie. Questo permette a funzioni che necessitano di tanta energia subito, come può essere HyperSmooth 2.0, soprattutto in boost o altre modalità, di funzionare. Cosa succede se prendiamo una batteria di GoPro Hero 7 e andiamo a infilarla dentro a GoPro Hero 8? Semplicemente quello che succede sarà che sullo schermo apparirà un messaggio in cui ci avvisa che alcune delle funzionalità di GoPro Hero 8 Black non possono essere utilizzate. Quindi ragazzi, se avete una scorta infinita di batterie vecchie di GoPro, potete continuare ad usarle, semplicemente la vostra GoPro Hero 8 Black si comporterà come se fosse una GoPro Hero 7 Black. Torniamo a parlare di ciò che troviamo sotto allo sportello laterale di GoPro, ossia schede SD. Nelle vecchie GoPro Hero 7 e GoPro Hero 5 e 6 e Hero 2018, smetto di ripeterlo perché è asfissiante, la scheda SD era perfettamente a livello con la batteria, quindi quando andavamo a cliccare per rimuovere la scheda non avevamo problemi. In questo momento invece, con la nuova GoPro Hero 8, quando andiamo a cliccare sulla scheda SD, purtroppo la scheda SD non è a livello con la batteria, è posizionata leggermente più in basso, va a creare giusto uno scalino che per poco non rende il tutto molto più semplice. Infatti trovo che questa GoPro Hero 8, quando dobbiamo andare a sostituire la scheda SD, sia veramente una noia. Il più delle volte vi consiglio o di togliere la batteria e allora andare a cliccare, oppure, visto che lo sportello viene via senza problemi, ok, sfruttare un angolino dello sportello per andare a rimuoverla, la scheda SD. Nota dolente dello sportello laterale: quando andiamo a richiuderlo, purtroppo chiuderlo con una mano è possibile ma non semplice, quindi il consiglio che vi do, quando andate a chiudere lo sportello, utilizzate il pollice per schiacciare e l'altro pollice per chiuderlo. Punto focale di questa GoPro Hero 8, che ha fatto storcere il naso a molti di voi che avete seguito fin da subito l'arrivo di GoPro Hero 8, e molti di voi probabilmente si stanno chiedendo, che non hanno seguito dall'inizio l'uscita di GoPro Hero 8, è il fatto che questa Hero 8 non ha un obiettivo rimovibile. Non si può togliere l'obiettivo, ma a detta di GoPro il vetrino di questo obiettivo è più resistente rispetto al vecchio. Infatti lo spessore del vetro che protegge la lente di GoPro Hero 7 era di 1,3 mm. Il vetro che va a proteggere l'obiettivo di questa GoPro Hero 8 invece è da 2 mm, quindi è quasi il doppio. Questo dovrebbe rendere l'obiettivo molto più resistente. Io personalmente non ho ancora sentito di obiettivi rotti, ma sicuramente ci sarà qualche caso di obiettivo rotto. Non esiste un sistema per riparare l'obiettivo di GoPro Hero 8 Black, quindi se doveste romperlo dovreste rimandarla in assistenza e farvela cambiare. Come? Con GoPro Plus. Con GoPro Plus potrete andare a richiedere al massimo 2 telecamere all'anno di sostituzione. Se doveste rompere l'obiettivo sulla vostra GoPro, ve ne mandano una in sostituzione. Se doveste rompere l'obiettivo alla vostra seconda GoPro, nonché la prima sostituzione, me ne mandano una seconda, che fanno in totale 3 GoPro in mano. Quindi vedete di non rompere anche la terza. Due cose collegate sia alla parte estetica che alla parte funzionale di GoPro Hero 8 Black. Partiamo dal presupposto che, secondo me, lo schermino di questa GoPro Hero 8 è un po' piccolino. In realtà è grande come gli schermi precedenti, come gli schermi delle vecchie GoPro. Il problema è che hanno tirato fuori DJI Osmo Action, e Osmo Action ha lo schermo più grande e soprattutto ha il touch molto più immediato rispetto a GoPro. Mi aspettavo che comunque GoPro lavorasse un attimino di più sotto il punto di vista della fruibilità dello schermo. Purtroppo questo schermo è ancora lento come quello di GoPro Hero 7 Black, e con lento non intendo che si impalla la GoPro, perché rispetto a GoPro Hero 7 Black questa GoPro non sembra impallarsi. A volte rallenta ma non si impalla. Però potevano velocizzare di gran lunga l'utilizzo delle funzionalità
tattile. Lo spostamento da una modalità all'altra è ancora leggermente troppo lenta, mentre se andiamo a cliccare il pulsantino è più immediata la cosa, però con il dito è un pochino lenta. Vi sto parlando di una frazione di secondo, però se GoPro è stata concepita per essere utilizzata durante degli sport estremi o comunque durante delle situazioni in cui non abbiamo tutto questo tempo da attendere, da aspettare per ottenere un risultato, anche GoPro doveva seguire questo filone del oddio non ho tempo, devo essere immediato a trovare la mia impostazione. Dal punto di vista della reattività purtroppo non è così veloce, ma ha decisamente velocizzato il modo in cui possiamo andare ad impostare la nostra GoPro durante gli scatti, durante i video o durante per esempio i timelapse. Con GoPro Hero 8 Black per la prima volta nella storia di GoPro troviamo la possibilità di personalizzare le opzioni di questa GoPro. Per farvi capire, se stiamo utilizzando la GoPro per filmare dei video, possiamo andare a gestire sia le quattro scorciatoie che abbiamo sullo schermo, impostando per esempio, come ho fatto io, un'opzione per lo slow motion, un'opzione per il boost, per l'hyper smooth, un'opzione per regolare la ISO massima gestibile dalla GoPro e un altro pulsante, un'altra opzione per andare a gestire la lente digitale. Inoltre è possibile selezionare direttamente da qua in basso il tipo di attività che vogliamo andare a fare, creando delle scorciatoie che ci permettono di velocizzare l'utilizzo della GoPro. Appena uscita dalla scatola potete trovare la modalità standard, attività, slow-mo e cinematica. I nomi purtroppo non si possono modificare, i nomi dobbiamo tenerli così come sono, ma possiamo andare a personalizzare le caratteristiche, i parametri di queste scorciatoie. In particolare se andiamo a cliccare possiamo andare a gestire sia la risoluzione che gli FPS, il ProTune, lo zoom e tutto ciò che si poteva gestire già prima con le vecchie GoPro. Con la cosa facile e comoda che possiamo andare a creare le nostre opzioni personalizzate e quindi avere tutto subito a schermo. Le quattro scorciatoie a schermo possono essere modificate dentro ad ogni scorciatoia personalizzata che abbiamo. Le riprese fatte con GoPro Hero 8 sono una figata. La gestione dei colori è buona, ma preferivo la gestione dei colori di GoPro Hero 7 Black, questa cosa ve la devo dire. Però solo se mettete la gestione dei colori GoPro. Se utilizzate la gestione colori flat, ossia piatto, e quindi volete andare a lavorare sui colori qua in post-produzione, non ho nulla da dire, perfetta. Hyper Smooth 2.0 è una caratteristica super super fighissima di GoPro Hero 8 Black. Hyper Smooth può essere spenta e quindi non conta niente. Hyper Smooth può essere impostata su on, può essere impostata su alto e può essere impostata su boost. Sia on che alto permettono di realizzare una stabilizzazione molto molto stabile con un crop del 10% circa. Nella modalità boost il crop viene portato, mi pare, ai 15-20%, quindi l'immagine viene tagliata molto di più rispetto ad alto e a on, ma permette di avere una stabilizzazione dell'altro mondo. È veramente una cosa che quando l'ho provata ho detto wow! Prima che uscisse GoPro Hero 8 dicevo ma figurati come fanno a migliorare un'opzione che già è perfetta così. L'hanno migliorata. Infatti ho dedicato anche un video al confronto tra stabilizzazione di GoPro Hero 8 Black e Hero 7 e Hero 5 Black. La differenza è veramente esagerata. GoPro Hero 8 è in grado di rallentare le riprese, avere uno slow motion al massimo dell'8x, ossia in grado di rallentare 8 volte la velocità di un video. Quello che ne risulta da questa caratteristica è che possiamo andare a realizzare degli slow motion fluidi, belli da vedere e che veramente vi lasciano la suspense dall'inizio alla fine della ripresa. Una modalità che mi sta piacendo veramente tanto è la modalità Time Warp 2.0, perché Time Warp 2.0 permette di gestire i time warp, ossia gli hyperlapse, i timelapse in movimento super stabilizzati, con in più la possibilità di andare a rallentare certi momenti del time warp. Cosa vuol dire rallentare? Non vuol dire entrare dal time warp allo slow motion, ma vuol dire che possiamo entrare dal time warp alla velocità reale e rientrare dentro al time warp. Ragazzi, se vi sta piacendo questo video mi raccomando lasciate un bel like, commentate qua sotto
con ciò che vi piace o non vi piace di questa GoPro Hero 8 Black, e soprattutto iscrivetevi al canale, perché sono sicuro che troverete molti video già realizzati o che andrò a realizzare che sono molto interessanti, sia per chi segue il mondo GoPro, che per chi segue il mondo della mobilità elettrica, che per chi segue il mondo della fotografia e del videomaking. Dietro di me potete vedere il DJI Ronin SC che sto testando e porterò sul canale molto presto. Ok, torniamo a GoPro e parliamo della nuova modalità Live Burst. Che cos'è Live Burst? Praticamente Live Burst è una modalità in cui possiamo andare a scattare una fotografia, una serie di fotografie, una sequenza di fotografie, che in realtà non sono una serie di fotografie, ma sono un video di 3 secondi in cui abbiamo 90 fotogrammi, e questi 90 fotogrammi sono realizzati 45 prima dello scatto del pulsante e 45 dopo lo scatto del pulsante. Questa cosa è comodissima in situazioni action in cui, ok, adesso tu ti devi lanciare perché ti devo fare una foto super figa. 3, 2, 1, vai! È classico, 3, 2, 1, vai, e magari la persona si è già buttata, o 3, 2, 1, vai, hanno perso il momento. Con Live Burst possiamo andare a recuperare sia gli scatti prima del lancio che gli scatti dopo il lancio, o comunque dopo la situazione, in modo da avere lo scatto perfetto nonostante il pulsante sia stato premuto troppo tardi o troppo presto. Beh, insomma, avete capito. Devo dire che la reattività di questo schermo nella rotazione è molto buona e molto veloce rispetto al GoPro Hero 7 Black, che era molto lenta nel fare questa cosa qui. Per chi di voi utilizza tanto i social e ama fare dirette, io odio fare dirette, è possibile fare dirette con GoPro Hero 8 Black non più a 720p come succedeva con la vecchia GoPro Hero 7 Black, ma a 1080p, dirette in Full HD, che a me non me ne frega niente, però magari a voi interessa, e quindi tenete bene a mente che si possono fare dirette a 1080p non su Instagram, si possono fare dirette su YouTube, su Facebook, ma non su Instagram. Nightlapse, GoPro Hero 8 Black è in grado di registrare e scattare delle fotografie di notte, allungando di gran lunga il tempo di esposizione del sensore alla luce, e quindi possiamo andare a realizzare delle fotografie notturne o dei video notturni in modo molto molto semplice. Non ho ancora realizzato delle prove, ma sicuramente andrò a farlo nelle prossime settimane, perché succederanno cose. Con GoPro Hero 8 Black finalmente possiamo andare a realizzare scatti in RAW in tutte le modalità. Modalità foto, modalità sequenza, timelapse, possiamo scattare una valanga di fotografie in RAW che possiamo andare ad editare in modo preciso e corretto in post produzione. Brava GoPro per aver introdotto RAW finalmente. Prima RAW c'era solamente c'era solamente nelle foto, tipo nel timelapse non si poteva fare RAW, mi pare, ma non mi ricordo. GoPro Hero 8 Black permette finalmente di realizzare riprese in lineare, con obiettivo digitale lineare, anche in 4K. Sulle vecchie GoPro non era possibile arrivare al 4K lineare, e con questa finalmente si riesce ad ottenere anche il lineare. Io non uso mai il 4K, quindi in realtà non me ne frega niente, però io arrivo al massimo a 2.7K. Questa era la mia personale recensione completa di GoPro Hero 8 Black. Ci sono molte novità in arrivo sul mercato degli accessori GoPro, ne parleremo in un video più avanti. Quindi ragazzi, ricapitolando per chiudere il video, partiamo dai contro. Contro: il display è poco reattivo, lo scorrimento delle funzioni è un po' lento, lo sportello laterale si stacca facilmente, la stabilizzazione con poca luce non è il massimo, ogni tanto si blocca la batteria nell'alloggiamento, la stabilizzazione boost forse croppa un po' troppo, la durata della batteria non è assolutamente migliorata, l'obiettivo non si può più svitare, non si può dare un nome ai preset personalizzati, alle scorciatoie personalizzate. La batteria è diversa, ma non è neanche troppo diversa, esteticamente identica, ma vabbè. E passiamo ai pro di questa GoPro Hero 8 Black. Lo sportello laterale è super comodo. La stabilizzazione, ragazzi, mamma mia, è uno spettacolo. Sono
entusiasti. Il microfono direzionale ha una qualità veramente alta e quindi ci permette di ovviare all'utilizzo di microfoni esterni, anche se è in arrivo il Media Mod con il microfono incorporato. La gestione della luce scarsa è buona. Le scorciatoie a schermo sono veramente veloci e quindi ci permettono di velocizzare l'utilizzo di GoPro. Finalmente abbiamo il 4K lineare. Finalmente possiamo scattare in RAW in diverse modalità. Possiamo rallentare il time warp per rendere una ripresa super veloce una ripresa in tempo reale. La velocità di rotazione dello schermo della GoPro è decisamente più veloce. E concludo con un pro e un contro che sono la stessa cosa visti da entrambi i lati, ossia GoPro mantiene la compatibilità con molti accessori ma perde la compatibilità con molti altri accessori. Insomma ragazzi, questa era ufficialmente la mia recensione completa di GoPro Hero 8 Black. Se avete delle domande particolari, se non sono stato chiaro sotto certi punti di vista, per favore fatemelo sapere qua sotto nei commenti e sarò più che felice di darvi una mano, una risposta, un aiuto a capire meglio se questa GoPro Hero 8 può essere la GoPro che fa per voi oppure no. PS, se avete intenzione di chiedermi, ma quindi è meglio comprare GoPro Hero 7 Black o è meglio comprare GoPro Hero 8 Black? GoPro Hero 8 Black tutta la vita. Gente, ci vediamo al prossimo video in cui non so di cosa parlerò, ma sicuramente caricherò. Quindi ci sei.